Si è svolto a Milano un interessante incontro sulla farmacovigilanza organizzato dal Gruppo Scientifico Italiano di Studi e Ricerche. Parliamo della farmacovigilanza negli studi clinici e negli studi condotti nella popolazione pediatrica con la dottoressa Maria Grazia Felisi del Consorzio per le Valutazioni Biologiche e Farmacologiche di Pavia. Dottoressa Felisi, in che cosa consiste la farmacovigilanza negli studi clinici? La farmacovigilanza negli studi clinici si riferisce a tutte quelle misure di sicurezza che vengono adottate prima che un farmaco venga messo sul mercato. E di conseguenza il regime normativo di riferimento non è il nuovo regolamento sulla farmacovigilanza o la nuova direttiva sulla farmacovigilanza, ma è la direttiva sulla sperimentazione clinica, con l'implementazione in Italia nel decreto legislativo del 211 del 2003. Quindi le responsabilità della farmacovigilanza sono prevalentemente rivolte allo sperimentatore che conduce la sperimentazione e allo sponsor della sperimentazione, i quali hanno appunto responsabilità di segnalare un particolare tipo di reazione avversa, che sono le sospette reazioni avverse inattese e gravi. Quindi il focus della farmacovigilanza nella sperimentazione clinica è orientato prevalentemente a questo aspetto per quanto riguarda gli obblighi normativi, perché poi durante la conduzione del trial, lo sviluppo dello studio, ovviamente viene testata la sicurezza del farmaco in un senso molto più ampio e lato con la valutazione di tutto il profilo di sicurezza del prodotto. Dottoressa, parliamo di popolazione pediatrica. Cosa dicono a questo proposito le linee guida dell'EMA? La popolazione pediatrica è una popolazione che viene spesso definita a rischio, in quanto è la popolazione pediatrica è costituita da pazienti vulnerabili. E nella farmacovigilanza nella popolazione pediatrica in realtà non viene condotta in modo tanto diverso rispetto all'adulto. Quello che però si sta facendo in questi ultimi anni è quello di trovare delle strategie per tutelare maggiormente i bambini, e in particolare se parliamo di sperimentazione clinica dobbiamo fare riferimento alle linee guida EMA sulla sperimentazione clinica nella popolazione pediatrica e alla linea guida del 2010 sulla farmacovigilanza in pediatria, dove viene descritta sia la farmacovigilanza in pediatria prima dell'autorizzazione del prodotto sul mercato, sia una volta che il prodotto è sul mercato, e vengono sostanzialmente date delle indicazioni su come gestire le reazioni avverse in queste fasi. Premesso che la popolazione pediatrica, gli studi nella popolazione pediatrica possono essere condotti su un numero molto limitato di pazienti, è chiaro che nella fase post-marketing la farmacovigilanza diventa particolarmente importante. Dottoressa, la nuova normativa europea in tema di farmacovigilanza si rivolge anche alla popolazione pediatrica? La nuova normativa EMA non si rivolge specificatamente alla popolazione pediatrica, sebbene alcune delle modifiche introdotte rispetto al passato vanno sicuramente nella direzione di migliorare l'attenzione della sicurezza nell'assunzione dei farmaci da parte dei bambini. È stata modificata la definizione ed è stato contemplato la segnalazione degli usi off-label, che tra l'altro rappresentano gli usi più diffusi dei farmaci in questa popolazione. Per cui è stata modificata anche la scheda di segnalazione con l'inserimento di alcuni campi specifici per la popolazione pediatrica, che sono per esempio oltre all'età del paziente anche il peso e l'altezza, che sono dei parametri fondamentali per la valutazione poi dell'azione del farmaco all'interno dell'organismo di un piccolo paziente.